E mentre cabliamo il tutto qua, 10 minuti liberi, facciamo un po' un video. Allora, oggi naturalmente è la giornata del derby, ci sono state grosse novità che volevo riassumere tutti in un contenuto per non essere troppo prolisso, pesante e tutto il resto. Allora, che cosa è successo oggi, fra ieri e oggi? Allora, innanzitutto partiamo dalle novità. Di formazione che più di qualcuno sta ventilando, cioè la presenza a centrocampo del giovane Barrenechea, un valido prospetto che dovrebbe giocare secondo molti al posto di Paredes. Vi dico subito, io non tanto ci credo, perché io penso che Allegri voglia dare forse un'ultima speranza al giocatore argentino in questo derby qua, anche se c'è anche il discorso del contratto di Paredes, del prestito e roba varia, che la Juve sarebbe decisamente intenzionata a non rinnovare. E su questo rientra il discorso Alessandro, che con ogni probabilità, molto probabilmente, sarà automaticamente rinnovato. Cosa penso di questo? Tante cose positive e per un certo verso anche non positivissime. Rinnovare Alessandro vuol dire conservazione, a quanto pare potrebbe anche voler dire che e per questo per tanti sarà un problema, probabile conferma di Allegri per tanti... però potrebbe anche voler dire non mandare a scadenza Alessandro, vuol dire, cioè, fa scattare il nuovo automatico di Alessandro, vuol dire dargli un altro anno di stipendio, e un altro anno di stipendio vuol dire che perlomeno, se ridimensionamento deve esserci, non sarà forse così marcato, vuol dire che si procederà in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, cioè Dybala portarlo a scadenza e non rinnovare. E con questo cosa voglio dire? Provare a mantenere una certa competitività, naturalmente ben lontana da quella di 5-6 anni fa, competitività sulla carta, attenzione, e man mano rinnovarsi con il progetto sostenibile della proprietà, progetto volto alla sostenibilità da parte della proprietà. Ma vedremo, quanto a oggi vedremo se giocherà Barrenechea. Io onestamente non lo so, è pur sempre un derby, d'accordo, non sono i derby degli anni 80 e 90, questo è pacifico, anche se chi vive a Torino, come giustamente dice Romeo Agresti, dice che la cosa si sente come. Però diciamolo, oggi Torino è concepito come una medio piccola. Non è la squadra che rompeva il cazzo e ce l'ha rotto tante volte in quegli anni lì. Vabbè, detto questo, non voglio dilungarmi oltre a sta roba qua. Poi si è anche parlato si parla sempre di un interesse del Real su Vlahovic, ma io onestamente ci credo poco questo interesse, perché il Real non fa salti nel buio. Sì, è vero, in questi anni ha fatto esordire Vinicius, Rodrigo, ma sempre accompagnati da quelli là, da Benzema, da Kroos, da Casemiro, Marcelo, tutto il cucuzzaro. Vabbè, e poi ci sono state le parole di Gravina di ieri,
sulla quale vorrei sulle quali vorrei fare un video a parte. Io vi dico subito una cosa, che Gravina lanci questo allarme vuol dire tutto e non vuol dire niente. Perché? Vuol dire niente perché per quante volte l'abbiamo sentito in questi anni, ogni mondiale è andato a puttane, ogni mancata qualificazione, quante volte abbiamo sentito questi discorsi? Vuol dire tutto perché, tornando al discorso Juve, io ho l'impressione che sul discorso penalizzazioni e roba varia si andrà ad un compromesso. Adesso vi dico secondo me come andrà a finire tutta sta storia. Secondo me, poi naturalmente non ho fonti, prendete tutto quello che vi dico con beneficio di inventario, qualcosa ci mastico, ma sono ben lontano da essere un esperto in giustizia sportiva, eccetera eccetera. Secondo me andrà a finire così, che poi alla fine dei conti è sempre politica. Secondo me andrà a finire così. Per me il collegio del CONI ci ridarà i 15 punti, ma nel senso che dirà alla CAF di riformulare la pena, o meglio, riformulare la pena, ma unire il tutto con il processo sul filone stipendi, in modo tale da fare tutto un unico processo sul discorso Juventus e poi per poi giungere a una conclusione, a una forte ammenda, che so, al blocco del mercato, roba in stile Chelsea di qualche anno fa, perché il Chelsea di Abramovic, l'ultimo Chelsea di Abramovic, ebbe delle forti limitazioni sul mercato. Non sappiamo poi come finirà in Inghilterra la questione City. C'è poi il discorso Superlega, UEFA, eccetera eccetera, dove secondo me le due parti al netto delle cazzate che spara Tebas, qualcosa si sta muovendo e ho l'impressione che alla fine si giungerà anche lì a un grande compromesso. Errori ne sono stati fatti? Sì, guardandoli così sì, tuttavia non sappiamo quello che le parti prima che scoppiasse il bubone si sono dette, perché ora sta venendo fuori che Ceferin era anche in un certo qual modo favorevole alla storia della Superlega, poi è venuto fuori il discorso del fondo CVC della Serie A. Come vedete, sparare sentenze quando non si sa tutto, quando viene fuori solo la punta del proverbiale iceberg, sparare sentenze è quantomeno, da nella migliore delle ipotesi, vuol dire che sei in malafide, in tutto il resto sei di un'ignoranza ovina, perché le capre sono degli ovini. Sei di un'ignoranza ovina o caprina, non lo so. Comunque staremo a vedere. Più tardi farò un video sul signor Gravina e sulla crisi del calcio italiano, che per me ha origini che vanno ben, ma ve l'ho già accennato in qualche video, che vanno oltre i 20 anni citati da Gravina, oltre i 20 anni. Alcune cose ve le ho anche anticipate, ne parlerò successivamente. Vabbè dai, io sono arrivato quasi a destinazione, vi invito a iscrivervi al canale. Non lo so, in questi giorni, in queste settimane potrebbe esserci una sorpresa in merito ai miei video, potrebbe, non lo dico, ma potrebbe, soprattutto col verificarsi di alcune condizioni. Potrebbe, nel senso che potrei tornare a parlare delle altre squadre di calcio, potrei anche tornarci a prescindere da quella che sarà la sentenza finale, potrei tornare a parlare di calcio.
di Serie A? Potrei. Vedremo. Vedremo. Sto maturando questa decisione perché comincio a intravedere un clima conciliante, un clima anche le cose dette da Criscitiello, non lo so, qualcosa accadrà, è probabile che potrei tornare a parlare di calcio di Serie A, potrei tornare alla normalità a conti fatti, perché a quella che reputo la normalità, sinceramente non vedo l'ora. Iscrivetevi al canale.